Ciao a tutti, eccomi di nuovo qui. Un sacco di assenza, veramente tantissima. Infatti mi sembra strano stare davanti alla videocamera perché sono passati mesi, 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 troppi mesi. Allora, video velocissimo, prima di iniziare a lavorare, per far vedere prima di tutto a tutta la gente che stamattina ha fatto un sondaggio su Facebook sul fatto che andavo dalla parrucchiera a cambiare look, e allora c'erano le votazioni su come avrei dovuto fare i capelli. Alla fine il risultato è questo, che è quello che praticamente volevo. Quindi una specie di... Ecco, arriva anche lei ovviamente, a farsi vedere. Mi saluta. Ed è appunto una specie di frangia, non proprio frangetta, così che non mi piaceva. Qui sono più lunghi, ci sono le mesh, non so se si vedranno. Qui sono rimaste più chiare, perché ovviamente questo era il mio colore. Sotto sono rimaste, qua mo sembrano tipo arancioni, comunque sono un ramato, diciamo, color ramato. Perché avevo 50.000 colori di tinte che ho fatto io, e ovviamente le punte sono rimaste ancora più scure perché questo è ancora il residuo della tinta nera che ho fatto per un sacco di tempo, tipo più di un anno, un po' di tempo, non so più, tipo 2 anni fa. E i capelli, cioè il nero per toglierlo è un macello, cioè dovete aspettare che vi ricrescono del tutto. E solo lì se ne va, altrimenti vi resta sempre. Però sono contenta. Sì, adesso niente, mi ha detto di lasciarli così e con lavandoli dovrebbero schiarirsi ancora un pochettino le mesh e poi eventualmente quando avrò lavato via tutti i miei esperimenti di varie tinte che ho fatto in questi mesi, viola, rosso, blu, giallo, cioè tutti i colori, allora come si dice? Potrò rifarle e farle tutte di un colore come dovrebbero essere. La lunghezza li ho accorciati leggermente e per il resto niente, sono contenta. Diciamo che con la luce che c'è oggi, che sta arrivando, credo, il temporale, sfalsano tutti i colori, infatti è totalmente, cioè abbastanza diverso dalla realtà il colore. E mi sto guardando, vedo che pure io sembro bianchissima quando in verità sono parecchio nera, parecchio bronzata, quindi mi rendo conto di quanto veramente sfalsa questa luce. Comunque niente, questo video velocissimo per dirvi che soprattutto sono tornata per scusarmi dell'assenza, ma è stato un periodo veramente difficile per me, non è ancora finito, però ora va sicuramente meglio. La salute è sempre quella, non posso dire che di stare meglio, di essere super in forma dal lato salute, però niente, questo non è un video per parlare della mia salute, assolutamente. Questo è un video per dirvi che riprenderò a fare i tutorial, ne ho una lista che non finisce più, sono usciti tanti prodotti, specialmente della My Mary, nuovi, che sono assolutamente favolosi, cioè sono usciti degli oli da urlo, degli acrilici nuovi, e quindi voglio fare poi le recensioni, vi farò i video tutorial, vi riempirò di video che alla fine veramente non potrete più vedermi. Volevo ringraziare tutti, soprattutto per i tantissimi messaggi, perché ricevo veramente, cioè migliaia, e non sto scherzando, migliaia di messaggi ogni giorno. Privati, email, dappertutto, in tutti i miei contatti, dove mi dite che comunque, cioè, vi sono mancata, c'è gente che mi dice che entra in YouTube solo per vedere se ho caricato qualcosa, tutti che mi dite che vi manco, che di tornare presto, che spera, cioè, veramente tanti messaggi. Una cosa ancora importante che ci tengo a ribadire è che i messaggi che mi mandate per email oppure i messaggi privati sia in YouTube che in Facebook difficilmente riesco a rispondere perché non ce la faccio proprio. Quindi se avete domande appunto sulle tecniche, su qualsiasi cosa, anche
Adesso si sentirà il rumore del telefonino. E vabbè, anche appunto che magari non riguardano il video che ho fatto, comunque vi viene un dubbio, mettetele pubblicamente, cioè mettetele o sotto il video oppure in Facebook nella pagina, nella bacheca proprio. Perché questa cosa ci tengo che voi la facciate, prima di tutto per semplificarmi la vita e poi anche perché penso che sia interessante anche per gli altri, nel senso che spesso tante persone mi fanno le stesse domande e quindi io rispondo una volta per tutti, cioè chi ha fatto quella domanda se legge, se tiene, diciamo, controlla ogni tanto la mia pagina, eccetera, eccetera, trova la risposta. E poi penso perché devo ancora, io quando torno alla parrucchiera sono sempre cioè, praticamente esco bene e poi me li devo stropicciare tutti perché devo mettermeli a posto, come dico io. Vabbè. E stavo dicendo appunto che può essere anche che una domanda che voi fate, magari tante persone la leggono e la trovano sicuramente utile. Magari anche loro avevano quella domanda, non me l'avevano mai fatta e leggendo la risposta che do a voi fa comodo anche agli altri, insomma. Quindi ci terrei ad avere con voi, con tutti voi, un contatto molto più diretto tramite commenti sotto i video di YouTube e tramite la bacheca di Facebook. Anche perché Facebook prima io lo schifavo parecchio. Adesso mi sono accorta che effettivamente è un modo molto più veloce per comunicare con voi e che mi prende meno tempo. Adesso non è che magari riuscirò a entrare tutti i giorni, come stamattina che ero online. Però sicuramente, cioè, più volte a settimana guarderò e risponderò. Scusate se balla un po' lo schermo, ma c'è il mio gatto che sono appena arrivata e mi sta praticamente si sta sfregando per fare le coccole, vuole coccole tutto spiano e mi appunto si sfrega contro il mio Mac. Ecco, là. E quindi ci sarà l'immagine un po' ondeggiante. Che altro dirvi? Niente, spero che siate contenti di vedermi. Io sono contentissima di essere tornata, veramente. Non so più cosa dire. Ecco, ho perso la mia tanto famosa parlantina, non sono più logorroica come lo ero tempo fa, ma ci vorrà poco per riprendere, sono sicura, perché sapete che poi una volta che ci riprendo, diciamo, la mano, l'occhio sulla videocamera, poi inizio a parlare a ruota e non mi fermate più. A parte che già questo video sono 8 minuti, doveva essere un video di 2 minuti, quindi ho già sforato parecchio. E niente, cosa vi dico? Un bacione a tutti, continuate a seguirmi, non spaventatevi quando scompaio, perché comunque qualche notizia comunque la do sempre nel limite possibile. Adesso per quest'estate facciamo le super corna, non dovrei più scomparire, quindi mi vedrete, vedrete i video, vedrete tutto. Ho un sacco di commenti in YouTube ai quali rispondere, commenti sotto i video, e questo lo farò appunto nei prossimi giorni, anche perché qui abbiamo lunedì che è festa, quindi avrò un pochino più tempo, e settimana prossima pure mi sembra che ci sia un giorno di festa. E poi anche alla fine del mese un altro giorno di festa, quindi già ho un po' più tempo. E poi quest'estate ovviamente il lavoro cala e spero di, cioè voglio ritagliarmi proprio dei momenti per fare i video, per rispondervi, per essere un po' più lineare. Adesso sono rimasta veramente tanto tanto indietro e quindi quando si accumula così tanta roba poi, cioè, mettersi davanti al computer ti viene un male, per me vengono gli occhi così, dire oddio, devo rispondere a 7500 commenti, come farò mai? Cioè, poi domande magari anche che esigono una risposta lunga, cioè, mi sento male al pensiero, comunque lo farò e mi diverto, e mi piace, lo faccio per voi, lo sapete, quindi niente, basta, 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 basta. Ciao, anche il micio vi saluta. Guarda lì, qui, qui, di là. Guarda qui, ciao.